Salve ragazzuoli, concludiamo il long play di The Colonel's Bequest, siamo arrivati all'ottavo atto, vediamo che c'è, rapidamente parliamo con Rudy che sta perlustrando la nostra stanza, la stanza che dividiamo con la nostra amica Lillian, tu, Rudy, sparisci ragazzina, questi non sono affari tuoi, come non sono affari miei, è la camera via, come no. Parliamoci ancora. Hai sentito? Se sapessi cosa è bene per te, mi lasceresti stare proprio adesso. Riparliamoci. Rudy mi continua ad ignorare. Ok, e continua a cercare. Vabbè. Sta cercando qualche cosa. Proviamo a dargli un calcio. Kick Rudy. Ma non è una natura violenta. Ok. No, continua a cercare qualcosa sotto al letto di Lillian, sotto al mio, sotto alla poltrona, non trova niente. Alla fine lascia stare e se ne va, va bene. Forse cercava qualcosa che si trova all'interno della valigia di Lillian. Open suitcase. Suitcase. Ma dobbiamo fare dall'altro lato, per qualche motivo. Forse era questo che voleva nascondere Lillian, per questo voleva stare da sola in camera. Vedi che c'è il diario di Lillian sopra tutti i vestiti. Prendiamolo. Esaminiamolo con il monocolo. Examine diary with monocle. Aprendo il diario vedi una piccola impronta digitale d'inchiostro sulla copertina, dentro la copertina, e noti, la esamini accuratamente con il monocolo. Adesso reggiamo il diario. Read diary. Aprendo il diario, ok, vedi l'impronta, guardi attraverso il diario, attraverso le pagine. Niente che ti interessi, a parte l'ultima cosa scritta, che c'è scritto 27 maggio, cioè oggi. Caro diario, sono così terribilmente arrabbiata, non posso credere che lo zio Harry mi farebbe questo. Pensavo che di essere come una figlia per lui, adesso scopro che non sono più importante di quegli altri stramboidi. Non la passeranno liscia, non possono passare liscia fra te e me, diario. Noi sappiamo che devono morire, perché a causa di tutto quello che mi hanno fatto, si sono messi d'accordo per farmi rinchiudere in manicomio, ma non ero pazza, volevano solo togliermi di mezzo. Adesso devono. E così finisce il passaggio, questa frase finisce improvvisamente. Ma che cosa intendeva dire Lillian con tutto ciò? Ok. A questo punto usciamo. Andiamo al piano di sotto. E usciamo dalla casa. E vediamo c'è Beauregard qua, che sta indicando qualcosa. Beauregard sta guardando qualcosa. C'è, infatti c'è un foglio appeso alla porta. Una nota, leggiamola. Dice: incontriamoci nel giardino. Ok. Oh no, un soffio di vento l'ha fatta volare via. Vabbè, non ci interessa. Però quello che ci importa è andare al giardino. Quello della ninfa.
Chissà chi è che ci ha dato appuntamento qui. Oh no, e troviamo l'ennesimo cadavere. Ed è il cadavere di Lilian che gli hanno, a cui hanno sparato. Adesso temi veramente per la tua vita. Probabilmente le hanno sparato con la Derringer d'argento che è stata presa dallo studio del colonnello. Esaminiamo il cadavere. Ok, è stata colpita al petto e trovi una chiave a forma di scheletro all'interno di questo cappotto militare, quindi vedete anche gli stivali, quindi era lei che aveva indossato i vestiti del colonnello. Prendiamo la chiave, ma diamo un'occhiata sul pavimento perché ci stanno la Derringer qua. Take gun. Ok. E qui c'è anche una pallottola. Ecco, un proiettile. Take bullet. E già che ci siamo, carichiamo la pistola. Load gun. A questo punto serviamo. E torniamo rapidamente in casa. E sentiamo dei mormorii provenire dal piano superiore. Ok. Siamo quasi alla conclusione del gioco. Andiamo al piano di sopra, da qui sentiamo provenire dei mormorii. Sentiamo ancora dei mormorii provenienti dal piano di sopra, non andiamo subito su perché dobbiamo sincerarci di un'ultima cosa. Andiamo nella stanza del colonnello. E qui per terra mi pare che vediamo qualche cosa. Look ground. Ok, c'è la valigia, la borsa del dottore che è aperta sul pavimento. Diamogli un'occhiata. Look at bag. Ok, va bene. Adesso dobbiamo andare di sopra e possiamo accedere finalmente all'attico dalla porta esterna, non tramite l'ascensore, ma tramite la chiave con lo scheletro che abbiamo trovato sul corpo della povera Lillian. Ora a questo punto noi salviamo perché il gioco ci permette di avere due diversi finali, il best ending e il not so best ending, il finale peggiore. E per prima cosa vi farò vedere quello sbagliato e poi vedremo il finale giusto. Quindi adesso possiamo aprire la porta tramite la chiave scheletrica. L'apriamo. E entriamo dentro e vediamo che ci stanno Rudolf e il colonnello che stanno combattendo. Rudolf ha insomma, fra di loro c'è un ago ipodermico. È impossibile dire chi dei due sia l'aggressore. Sembra una situazione pericolosa. Qualcuno vuole utilizzare questa siringa che ha preso dalla borsa del dottore per narcotizzare o uccidere l'altro. Allora, a questo punto noi possiamo sparare o a Rudolf oppure al colonnello.
Impariamo per prima cosa il colonnello. Colonel. Con la pistola, con la Derringer abbiamo trovato, spariamo al colonnello che cade a terra. È morto. Hai ucciso il colonnello di John. Grazie ragazzina, hai salvato la mia vita. Mi ha tirato quassù e voleva colpirmi con quel ago ipodermico che ha preso dalla borsa del dottore. Non voglio sapere cosa c'era dentro, ma se non fosse stato per te sarei morto. Hai saputo cosa è successo agli altri? Beh, lascia che te lo dica. Ho scoperto che mio zio ci ha tirati qui per ucciderci tutti. Non aveva intenzione di lasciarci i soldi. Voleva solo liberarsi di noi. È andato in giro per tutta la notte e uno a uno ci avrebbe uccisi tutti quanti. Ci aveva imbrogliati, lascia che te lo dica. Era in una forma migliore di quanto pensavamo. Mi dispiace per gli altri, ma almeno io e te siamo vivi. Sono sicuro che questa notte è stata molto drammatica per te. Torna a casa domani mattina, io starò qui per un paio di giorni per occuparmi delle cose. Se vuoi, se ti va, puoi contattare le autorità di New Orleans e digli che cosa è successo stanotte qui. Ok, grazie ancora ragazzina. E quindi sembra che Rudolph non era il cattivo e il cattivo era il colonnello. La mattina seguente veniamo riaccompagnati alla stazione, credo, tramite questa barchetta. Più tardi quello stesso giorno, ci siamo imbarcati sul battello che ci riporta a casa. Battello fluviale. Mentre ti avvicina al porto di New Orleans, ripensi agli eventi della scorsa notte. Veramente Rudolph stava dicendo la verità? Probabilmente non lo saprai mai. Meglio scordare tutto e continuare con la tua vita. Forse la polizia scoprirà che cosa è successo. Fine. Però naturalmente noi non siamo soddisfatti. Qui ci fa vedere l'indice della nostra bravura, delle cose che abbiamo scoperto. Dovremmo essere riusciti a fare quasi tutto, vedete, non siamo riusciti a fare alcun paio di cosette e quindi siamo solo Seasoned PI. Vuoi vedere le tue note? No. Adesso quello che volevo fare io, quit. Ok, così chiude il gioco, adesso lo devo far ripartire, scusate. Ok, allora a questo punto facciamo il best ending, quindi apriamo la porta, unlock door. Ok, con la chiave scheletrica, entriamo. Ma questa volta spariamo a Rudy. E lo ha colpito e ferito. Non sembra morto. Ok. E adesso lo spiegone ce lo dà il colonnello. Viene qua e ci dice: grazie signorina, volevo dire Laura, è stato un bel tiro per una ragazza, immagino di doverti la mia vita, vero? Mio nipote stava cercando di uccidermi con un ago avvelenato della borsa di Wilbur, del dottor Wilbur. È terribile quello che è successo stasera, vi ho invitato qui per dirmi le mie ultime volontà e non hanno fatto altro che uccidersi l'un l'altro. In realtà stavo tenendo d'occhio tutti, o almeno così pensavo. Non sono riuscito a vedere nessuno degli omicidi fino a che Rudy non è venuto nella mia stanza e mi ha detto cosa è successo. Non potevo crederci. Mi ha detto che mia nipote Lillian era diventata completamente pazza e nella sua folle gelosia ha cercato di uccidere tutti che pensava che si volessero mettere fra me e lei. Ok, quindi gli omicidi li ha fatti Lillian.
è riuscita a uccidere quasi tutti fino a che non ha attaccato Rudy con la mia Derringer. Rudy le ha tolto le mani in un atto di autodifesa l'ha uccisa. Mia nipote, vedendo tutti morti, ha deciso di finire il lavoro uccidendomi con un ago ipodermico, dicendo che ero morto di un attacco di cuore. Non riesco a sopportarlo più, Laura. Trovasi lì e dille di dar fuoco ai razzi di segnalazione per chiamare la polizia. Ok, quindi non mia nipote, ma mio nipote. Ok. La mattina successiva. Lo sapevo che un giorno saresti finito dentro le sbarre. Vedete che ci siamo noi tre. Sei stata una servitrice leale per tutti questi anni, Sally. Tu e ho fiducia in te, Beauregard e Blaze. Ho deciso di lasciare tutti i miei moni a te, a patto che tu ti prendi cura dei miei animali per il resto della loro vita. Ma certo, signore, non posso. Lo farò sicuramente. Grazie. Signorina Bo, so che avete trovato un vecchio tesoro della guerra civile nella mia villa. Dato che mi avete coraggiosamente salvato la vita, ve lo lascerò tenere come ricompensa. Ok, grazie colonnello Dijon, è molto gentile da parte vostra. Ok, sai Beauregard, le persone sono creature strane, sono malvagie e egoiste, ecco perché viviamo qua fuori, per stare lontano da loro, ma non ci siamo riusciti a separare da loro completamente, non completamente, ma sarà tutto, andrà tutto bene adesso. E così c'è la fine, questo è il good ending, il finale migliore, e adesso vediamo come sale il nostro termometro da investigatore. Non sarà al massimo perché abbiamo perso un paio di cose. Quasi al massimo, perché non siamo riusciti a sentire l'odore del sigaro né l'odore del profumo di Lilian. Vediamo infatti quello che gli appunti, insomma, apriamolo. E adesso qui ci dice più o meno: alle persone con cui abbiamo fatto amicizia, sei lì. Oggetti presi, cibo raccolto dalla cucina, ok, dalla stanza di Jeeves. Ha preso oggetti utili dai corpi di Lilian, Clarence Sparrow e il dottor Wilbur. Persone che abbiamo trovato uccise tutte quante. Hai trovato entrate e uscite segrete in tutte queste stanze. Oggetti che sono stati usati più di una volta. Oggetti presi dalla valigia di Lilian. Oggetti di valore, il sacchetto. Oggetti religiosi, la Bibbia. Oggetti che andavano ispezionati più da vicino. Persone che avevano abitudini di scommettere, gioco d'azzardo. Ok, vedete, qui non abbiamo sentito, abbiamo sentito l'odore del colonnello di Clarence, ma non siamo riusciti a sentire l'odore di Lilian. Vabbè, infatti qui dice incomplete. Persone che non ci hanno voluto dire qualcosa, Ethel. Persone che avevano affari romantici. Persone che volevano porre fine a una relazione, Gloria. Oggetti che hanno cambiato posizione, li abbiamo scoperti tutti. Oggetti con più posizioni con più cadaveri, naturalmente il basement. Persone che hanno fatto a cazzotti. Persone con un segreto sorprendente, il colonnello. E persone che hanno usato il passaggio segreto, abbiamo scoperto il sigaro, quindi sappiamo che era il colonnello Dijon. E incomplete perché non siamo riusciti a sentire l'odore del profumo di Lilian. Quindi questi due pezzetti sono incompleti, va bene. Le persone che hanno ucciso più persone, abbiamo scoperto essere stata Lilian quando siamo rientrati nell'attico. E così finisce il gioco. Se andiamo su close, si conclude il gioco. Ok, quindi con questo video si conclude il long play di The Colony Inquest. Devo dire che il gioco mi è piaciuto molto, una bella storia,
una bella trama. L'interfaccia è buona per essere un parser testuale, è piuttosto facile inserire le azioni. Alcuni enigmi sono un po' complicati, non è facilissimo capire quello che si deve fare, e soprattutto alcune cose bisogna, come dire, saperle in anticipo, perché è difficile riuscire a completare il gioco al 100% se non si sa esattamente dove, quando trovare gli oggetti, soprattutto questi oggetti che hanno una posizione random che cambia di partita in partita. Però nel complesso, se uno non cerca di fare il gioco al 100%, devo dire che è piuttosto divertente, e soprattutto, come dicevo, ha una trama molto molto ben scritta. Quindi con questo video si conclude il long play. Fatemi sapere se vi è piaciuto e se volete vedere altre avventure di Laura Bo. In realtà ce n'è un'altra sola. Se vi interessa, posso portare anche il seguito. Fatemi sapere se questo genere di giochi vi piace, e se è così, con molta probabilità più avanti porterò anche la seconda avventura di Laura Bo. Comunque, nel complesso, devo dire che è stato molto divertente. Ci vediamo alla prossima, ciao!